me io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Buonasera. Si è svolto in Duomo il funerale di Giovanna Mussini, vicepresidente di Panaria Group, deceduta a causa di un infarto all'età di 57 anni. Tante persone si sono strette attorno ai familiari addolorati, tra di loro anche i maggiori esponenti della ceramica. Prende il via domani al Parco Ducale un ciclo di incontri organizzato dal PD Cittadino sulla politica. Cena preserata a base di gnocco e tagliatelle. Tema del primo incontro, Sassuolo che cambia, i primi due anni di mandato, a cui parteciperà anche il sindaco Claudio Pistoni. Grande evento domani alla Palazzina della Casiglia, sede di Confindustria Ceramica, in occasione del festeggiamento per i 40 anni della fondazione del Centro Ceramico. Tra i partecipanti il presidente della MAPEI Giorgio Squinzi, l'assessore regionale alle attività produttive Palma Costi, il presidente della provincia di Modena Giancarlo Muzzarelli. Presenti anche Vittorio Borelli e Roberto Fabbri, rispettivamente presidente di Confindustria Ceramica e del Centro Ceramico. Passiamo allo sport. Si è conclusa allo Sporting Club il torneo di tennis Memorial Rossini. La categoria femminile ha vinto Jessica Pieri, che ha battuto Martina Spigarelli. Vincitore per la categoria maschile Cristian Mesaros, che ha sconfitto in due set 6-1-6-2 Pascal Meis. Ecco le interviste. Dici qualcosa riguardo a questo match finale. Come ti sei sentito? Mi sento benissimo, mi sono sentito benissimo tutta la settimana. Ho giocato bene dal primo turno fino all'ultimo. In questo match ero molto concentrato, non ho perso nessuna palla. Penso di essere semplicemente stato più bravo di lui oggi. E riguardo alla settimana, al torneo, all'organizzazione, ti sei trovato bene qui a Sassuolo? Penso che a livello di organizzazione questo sia uno dei tornei migliori, perché abbiamo i trasporti, la gente è molto simpatica e c'è un gran pubblico. Ho molti amici che mi supportano. Non sono italiano, vengo dalla Croazia, ma il pubblico italiano mi ha dato sostegno. Sono stato molto bene, per questo ho giocato bene e alla fine ho vinto il torneo. E cosa è successo alle tue racchette? Ho avuto un grande incidente. Dovevo giocare le semifinali e le mie racchette erano dietro la mia macchina. Stavo aspettando il trasporto ma non arrivava. Così sono salito in macchina e ho fatto retromarcia. Avevo dimenticato che la mia borsa era lì dietro e ho rotto tutte le mie 6 racchette. Sono rimasto senza, allora sono andato in negozio e ho comprato racchette totalmente diverse dalle mie, ma ho comunque giocato bene. E sì, ho vinto il torneo. Un esperimento che è pienamente riuscito, in parte, solamente in parte, in fondo c'è stato il maltempo, chiamiamolo così, che non ha neanche influito tantissimo, però è una formula che probabilmente avete già deciso di tornare ad adottare l'anno prossimo. Beh, se le condizioni ci permetteranno di rinnovare questo tipo di impegno, le condizioni vuol dire innanzitutto la disponibilità da parte della federazione. Io penso che sia una formula da non abbandonare, anche se francamente era preventivato uno sforzo molto importante, merito innanzitutto alla struttura organizzativa del circolo, ai dipendenti, agli operai, ai maestri, ai ragazzi tutti, che hanno dato il proprio contributo per mantenere la struttura a un livello tale da poter permettere di portare a fondo un impegno in una settimana così impegnativa dal punto di vista climatico. Bravo il supervisor, bravo il direttore del torneo Ciccio Nicolini, bravi veramente tutti. Bravi anche i giocatori che si sono adattati a questo tipo di situazione, giocando dalle 9 di mattina e qualche volta fin verso mezzanotte, l'una. I nostri ragazzi hanno potuto assistere a delle partite vere, sia maschili che femminili, e tutto questo ha portato un clima e una maggior voglia, che poi sarà stata questa che probabilmente ha dato l'energia e la forza per portare a termine una manifestazione così importante in situazioni così difficili. Telegraficamente c'è una crescita anche di coloro che hanno giocato e che rappresentavano il club. I nostri giocatori e le nostre giocatrici sono a questi livelli e hanno mantenuto le aspettative anche in una situazione di crescita
del movimento in generale, cioè oggi il tennis a quei livelli qua, ai livelli di 300, 400, 250, 300 del mondo, è molto più alto rispetto a qualche anno fa, cioè oggi vediamo del tennis di livello sicuramente più alto rispetto a quello che si vedeva 10 anni fa o anche solo 5 anni fa, insomma, per cui sicuramente io personalmente sono contento, ma credo che debba essere contento il circolo, perché si è i propri giocatori, ma in generale tutto il movimento si è espresso dei livelli più alti. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci domani. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so ti insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me.